questa introduzione, forse sono andato un po' lungo, guardo Giulia, ma direi che adesso passiamo al primo ospite che abbiamo online, Davide Agazzi. Davide, ci sei? Davide è un amico, ti chiedo di presentarti velocissimamente anche se molti ti conoscono. Vai. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Bertram, mi spiace non essere a Torino, però appunto è stato difficile organizzarsi. Diciamo, io mi occupo di politiche pubbliche, da qualche anno lavoro, insomma, prima il Comune di Milano, adesso lavoro per il Comune di Brindisi ed è per questo credo che sono stato chiamato a interloquire con voi, però insomma ho anche una qualche frequentazione per le mie vite passate con molti di voi e molti di questi luoghi, quindi sono sempre un curioso frequentatore. Vai. Allora, ti sentiamo. Ok, perfetto. Provo in 15 minuti a ragionare sullo spunto che ha condiviso ieri Bertram con l'articolo che presentava questo appuntamento, cioè sulla necessità di avere una politica nazionale che si occupi dei nuovi centri culturali. Vorrei farlo non tanto per insomma parlare di perché serve, ma di come dovrebbe essere fatta e poi magari ci chiediamo perché non esiste. Spenderò poi qualche minuto per evidenziare alcuni pericoli che penso che bisognerebbe evitare nel momento in cui andiamo a disegnare una politica di questo genere. Uno è quello di finire per essere inquadrati come fornitori della pubblica amministrazione, perché nel momento in cui c'è una politica, un set di finanziamenti adeguati, poi dopo si finisce a essere incasellati da qualche parte e questo potrebbe non essere desiderabile. E dall'altro lato invece un altro rischio che percepisco è quello per i nuovi centri culturali di finire ad essere subalterni rispetto alle istituzioni culturali esistenti, quindi quello di percepirsi come un pezzo di una filiera e non come insomma, una nuova generazione di qualcosa. Poi alla fine, magari se ho tempo, faccio qualche riflessione sui mesi che ci attendono e su come affrontarli. Allora, partiamo dall'idea di avere una politica nazionale che si occupi dei nuovi centri culturali. È una cosa che evidentemente è chiesta da più parti. Bertram diceva i tempi sono maturi. A cosa serve una politica di questo genere? A riconoscere l'identità e le specificità di un mondo. Non sta a me, insomma, cioè, definirlo, definire i contorni di questo mondo e definirne il perimetro. C'è chi lo fa molto meglio, quindi non mi soffermo su questa cosa, però riconoscere identità e specificità e riconoscere un ruolo è una cosa fondamentale per poter poi insomma stabilire perché dedichiamo attenzione ad un mondo. Come dovrebbe essere fatta una politica di questo genere? Credo che dovrebbe affrontare quattro temi almeno. Innanzitutto dovrebbe guardare i nuovi centri culturali come delle organizzazioni produttive e quindi porsi il tema di stabilizzarne i gruppi di lavoro, investire sulla qualificazione di questi gruppi di lavoro, magari innestare delle competenze, in parecchi centri manca una direzione artistica qualificata, forse si possono mettere delle risorse per innestare figure di questo tipo. Poi c'è un tema di capitalizzazione di queste organizzazioni. Diciamo spesso che queste organizzazioni sono fragili, hanno le spalle poco larghe per affrontare degli investimenti per il futuro. Forse potremmo andare ad agire su quella leva con degli investimenti pubblici che riconoscano queste organizzazioni come utili e investano nel loro rafforzamento. Allo stesso modo potremmo facilitare, insomma, finanziare processi di innovazione organizzativa. Però quello che c'entra, quello che mi preme sottolineare, è che è importante riconoscere questi soggetti come delle organizzazioni produttive e quindi premiare la loro essenza in qualche modo. Un secondo capitolo di una politica che investa sui nuovi centri culturali dovrebbe favorire gli investimenti di queste organizzazioni. Già succede in alcuni casi, però insomma sostenere, finanziare l'acquisto di determinati spazi e luoghi, la ristrutturazione, l'acquisto di macchinari, tecnologie, piuttosto anche che l'acquisto di opere o beni culturali che possono servire ad arricchire quello che i nuovi centri culturali fanno. Può essere una cosa banale, ma insomma ritengo che sia importante porsi questo problema. Il terzo capitolo è forse quello che è più comune a tutti noi, no? Possiamo immaginare di sostenere le attività di questi nuovi centri culturali.
sia alleggerendo nel carico burocratico o insomma la tassazione di alcune attività. Magari potremmo andare a stabilire che queste organizzazioni non debbono più pagare l'occupazione di suolo pubblico o hanno una tassazione agevolata per quanto riguarda la contribuzione, la loro capacità di generarlo. Poi possiamo puntare a finanziare l'innovazione delle loro insomma, produzioni culturali, quindi lo sviluppo di nuovi format, la ricerca di nuovi pubblici, o possiamo andare a finanziare quelle che sono le interazioni tra i nuovi centri culturali e la collettività, quindi immaginare che rispondano a delle sfide collettive, che attivino delle attività a bassa soglia, che si svolgano un ruolo di rete all'interno dei quartieri, promuovano nuove forme di welfare comunitario, processi di partecipazione. Sono tutte cose che insomma, ci sono in tanti dei bandi o in tante delle politiche che vengono messe in campo, ma sarebbe interessante avere una norma primaria di carattere nazionale che aiuti ogni poi amministrazione, che sia una guida per insomma, mettere in campo questo tipo di incentivi. Un'altra cosa su cui potremmo ragionare è l'accesso ai media per queste organizzazioni. Magari potremmo stabilire che dovrebbero avere accesso in qualche modo alla televisione, alla pubblica, alla RAI, ci dovrebbero essere degli spazi dedicati a queste organizzazioni, o potremmo prevedere che i comuni debbano garantire spazi gratis per affissioni, sempre per promuovere e incentivare la conoscenza di questi spazi e delle loro attività. Sono tutte cose che insomma non sono fantascientifiche, basta immaginarle per mettere in campo. Il quarto e ultimo punto di una politica insomma, nazionale a beneficio dei nuovi centri culturali ovviamente è l'investire nella creazione di reti. Su questo insomma a che fare tutti voi siete maestri, quindi l'importanza della connessione, del confronto e anche della valutazione delle pratiche e dello scambio non è inutile ribadirla. Forse possiamo però ragionare sul ruolo delle reti sia anche in questo campo per quanto riguarda l'internazionalizzazione di questo mondo, di questi mondi e la promozione delle attività. Ora, tutto quello di cui ho parlato è molto semplice se vogliamo, però banalmente questo ancora non esiste. Allora viene da chiedersi perché ancora non esiste un testo di legge da discutere, da far approvare, qualcosa insomma da sostenere e con cui andare a bussare le porte del parlamentare del proprio territorio piuttosto che insomma nelle giunte regionali e comunali. Il tema è che per fare queste cose bisogna attrezzarsi, c'è proprio una grammatica diversa, ci sono agenzie, società di lobbying che fanno questo lavoro ed è un livello di attività forse con cui i nuovi centri culturali non solo non si sono nemmeno posti il problema, ma non si sono neanche attrezzati per produrre un qualcosa che sia digeribile dal sistema politico istituzionale. Poi il secondo motivo per cui non esiste ancora un qualcosa di questo genere, perché non viene approvato, è perché non c'è ancora in campo una forma di organizzazione e mobilitazione per fare pressione attorno a un'esigenza di questo tipo. Quello che si vede è più un atteggiamento in qualche modo, a volte scusami, pietistico, nel senso che c'è una grande lagna rispetto al fatto che queste cose sono importanti e quindi andrebbero sostenute. Purtroppo quello che succede è che l'allocazione delle risorse pubbliche non avviene solo perché si premiano le cose belle, ma c'è un certo agonismo nella società e questo agonismo bisogna metterlo in campo. Ora, posto che ci si organizzasse e si facesse pressione per approvare un disegno di legge di questo tipo, ci sono appunto due rischi che insomma mi viene da prendere in considerazione e che suggerirei insomma di evitare. Da un lato c'è il fatto di essere incasellati, cioè di non essere riconosciuti come interlocutori della pubblica amministrazione, della politica, quindi come un attore sociale, ma di essere incasellati come fornitori o peggio ancora come utenti. Questo
perché a fronte di un bando, di un finanziamento, del finanziamento del progetto, poi si finisce subito per essere strumentali all'agenda di qualcun altro, ci si trasforma in progetti fici e c'è chi parla anche di perdere l'anima. Io, insomma, una delle attività che faccio a titolo volontario è legata, sono membro del consiglio di amministrazione di Action Aid Italia, una grande ONG, da vari anni è in corso un dibattito su quanto queste organizzazioni stiano rischiando di perdere l'anima alla ricerca di finanziamenti pubblici. Ora, se lo guardo dal punto di vista della pubblica amministrazione, è logico che vada a finire così, perché è più comodo, più pratico e più semplice. Nel senso, la pubblica amministrazione non si pone il problema di avere un interlocutore, è molto meglio pensare di avere un fornitore. E la stessa cosa, volendo, succede anche alla politica. È più facile pensare di avere un soggetto subalterno che fa quello che gli dicono. E per cui, insomma, il rischio di venire a essere incasellati in questa posizione è molto alto. Ora, cosa potrebbero fare i nuovi centri culturali, insomma, per evitare di essere schiacciati in questa posizione? Bisogna che agiscano come interlocutori e che ribadiscano le ragioni del senso della loro esistenza. Da un lato, appunto, perché se non svolgono un ruolo critico si annullano probabilmente. Allora noi dobbiamo stabilire e ricordare che la diversità, la pluralità è un valore e che vale la pena di finanziare l'esistenza di questa pluralità, fosse anche perché si tratta, cioè è un antidoto all'incertezza in questa fase, no? Quello di avere in campo dei soggetti capaci di interpretare la realtà in maniera diversa. Poi abbiamo spesso parlato dei nuovi centri culturali come infrastrutture sociali in grado di sviluppare le capacità dei cittadini. Anche questo è qualcosa che vale la pena di essere sostenuto, perché si produce fiducia, capitale sociale, relazioni, non sto qui a ripeterlo. Però la ragione, insomma, la questione più importante probabilmente è che ha a che fare con l'essenza stessa dei nuovi centri culturali, quindi quando si finisce ad essere schiacciati come fornitori, quando si accetta di negoziare all'interno di un set di regole dato, perché allora a quel punto posso solo guadagnare qualcosa in più io e toglierlo a qualcun altro. Mentre il valore delle pratiche di innovazione sociale e dei nuovi centri culturali è proprio quello di ridefinire gli ambiti di azione tra la società civile, lo Stato e il mercato. Quindi lo scopo stesso, la ragione d'essere dei nuovi centri culturali è quella di cambiare la società, di cambiare i rapporti tra le parti. E quindi bisogna ricordarsi sempre, insomma, questa ragione costitutiva ed attrezzarsi per richiedere che la politica e la pubblica amministrazione ti trattino in una maniera diversa, che sviluppino la capacità e la competenza di discernere tra la realtà, che sviluppino la capacità di creare collegamenti tra mondi e che sviluppino la capacità di costruire reti e ponti tra questi mondi. Non è scontato e non è facile raggiungere questi obiettivi, però probabilmente ci si può avvicinare se questo magma di realtà impara a fare meglio due cose, cioè a comportarsi di più come un sindacato, quindi a difendere i propri interessi e a promuoverli, e a comportarsi di più come i soggetti che ospita, cioè come degli attivisti o degli artisti, puntando a cambiare l'opinione pubblica, cambiare come sono percepiti, farsi percepire in una maniera diversa ed ingaggiare, insomma, qualche battaglia conflittuale. Ci vuole forse un pizzico di ingenuità e un pizzico di radicalità che al momento non si vede, perché a volte sembra che ci si accontenti di essere riconosciuti come un soggetto con cui vale la pena di discutere, ci si accontenti di essere convocati a dei tavoli, ci si accontenti di essere considerati strumentali
a un'azione pubblica o privata e quindi di avere maggiore spazio, ma si dimentica di rivendicare un'identità. Il secondo rischio che volevo sottolineare, e poi vado a concludere perché insomma, vedo che il tempo scorre, è quello di finire ad essere subalterni rispetto alle istituzioni culturali. Ovviamente ci sono molte esistenti, quelle classiche, ovviamente ci sono molte sinergie che si possono mettere in campo, però forse è utile tornare a chiedersi cosa significa essere una nuova istituzione culturale e perché, cioè, e quali sono i perché di questa novità, quali sono i punti di differenza, quali sono gli elementi di alterità. Perché la sensazione è che a volte ci si accontenti di inserirsi in una filiera, di considerare questi spazi e questi posti come un passaggio verso poi quello che succederà quando vado a gestire un museo o vado a occupare un'istituzione culturale esistente, che sono il mondo, cioè dove c'è la cultura vera, e invece bisogna insomma, riflettere su cosa significa essere delle organizzazioni culturali di nuova generazione, quali sono le attività che ti contraddistinguono, i modi di fare e perché siamo migliori di una generazione di organizzazioni precedenti. Ora, questo fatto che manchi un'alterità rispetto all'esistente o che sembri mancare, in realtà indebolisce appunto le dinamiche di relazione all'interno di questo mondo. Ci vorrebbe probabilmente un pizzico di cattiveria in più e saper discernere tra nemici ed alleati, tanto all'interno della società, capire chi può sostenere insomma i tuoi percorsi di crescita e chi la sta avversando, quanto nel proprio settore. Avere il coraggio di dire che determinate istituzioni sono inutili, decotte, bollite, non funzionano o non capaci di svolgere il proprio ruolo e puntare a sostituirle. Perché no? Magari non stiamo parlando, cioè ci sono forme, non stiamo parlando di espressioni artistiche da cancellare, ma se uno legittimamente ritiene di poterle gestire o valorizzare meglio, perché non candidarsi a farlo? Perché non dire che non ha più, che alcune istituzioni non hanno più senso di esistere, perché non possiamo permetterci molto probabilmente di sostenere tutti o di dire che tutti possono andare avanti allo stesso modo. I mesi che abbiamo davanti in realtà rappresentano una drammatica accelerazione, sia per quanto riguarda l'opportunità di arrivare a definire una politica di sostegno nazionale, perché mai come in questi ultimi mesi si è speso facilmente per cercare di salvare dei settori produttivi. Quindi probabilmente a fronte di delle richieste le risorse si trovano e quindi proprio per questo è importante arrivare a capire che cosa chiedere e fare in modo che vengano spese bene. Però forse dobbiamo mettere anche a fuoco che i prossimi mesi saranno una guerra per tutti, perché determineranno chi riuscirà a sopravvivere e chi no. E non c'è molto tempo né per organizzarsi né per acquisire consapevolezza di che cosa richiedere. Si apre una finestra di opportunità proprio per accelerare questo ricambio, ma anche all'interno degli stessi mondi, ma è un'opportunità che va colta. Questa opportunità si porta sulle spalle anche una grande responsabilità, una maggiore responsabilità, ed è qui che forse sta la maggiore sfida per i nuovi centri culturali, cioè arrivare a rispondere alla domanda: siamo pronti ad assumere nuove responsabilità, perché è questo che stiamo chiedendo se ci avviamo verso una strada di questo tipo? Ecco, io spero che insomma in questi pochi minuti da lontano, in una maniera un po' difficile, di aver insomma contribuito a condividere qualche riflessione. Rimango ovviamente poi qui a disposizione per interloquire con voi. Beh, grazie Davide. Direi che quando ci siamo sentiti avevi detto che diciamo, non l'avresti toccata piano, mi sa che non l'hai toccata piano per niente, come modo di impostare il discorso. Direi
molto utile, almeno per quello che stiamo vedendo noi, cioè si aggancia molto bene a tutta una serie di riflessioni che sono state fatte, diciamo, negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Ti volevo chiedere un articolo per che fare sul tuo intervento di oggi, ma direi che a questo punto lo trascriviamo direttamente e insieme un po' le sbobinature degli altri giorni, questo è già pronto praticamente. Io di solito faccio un riassunto, qua non lo faccio, direi di andare molto veloce, anche perché sembra tutto estremamente chiaro, e quindi abbiamo...